Rimproverato dal professore, reagisce con uno schiaffo. È accaduto nel cortile dell'Istituto d'Orso di Avellino. Secondo quanto ricostruito, prima che suonasse la campanella, alcuni ragazzi erano impegnati in manovre azzardate con lo scooter, quando il docente si è avvicinato ad uno di loro per richiamarlo, accompagnando il rimprovero con un buffetto sulla guancia. L'alunno però ha reagito in malo modo, tirando uno schiaffo che ha colpito in pieno volto il professore, procurandogli un ematoma vicino al naso. Per il docente nulla di grave, tanto che non ha ritenuto di doversi recare in ospedale né di allertare le forze dell'ordine. La questura però, dopo che la notizia è apparsa sui siti locali e nazionali, ha convocato docente e alunno per chiarire la vicenda. Il ragazzo si è mostrato pentito del gesto, il docente, sconvolto per l'accaduto, ha accettato le scuse e non ha sporto denuncia. Nelle prossime ore, preside e consiglio d'istituto valuteranno eventuali provvedimenti disciplinari. Il ragazzo, credo dal professore, al momento non è stato denunciato, il professore ha soltanto riferito quello che era successo, perché non c'è nessun interesse da parte del professore a far del male un ragazzo che tra l'altro è un alunno di quinta, deve fare gli esami, quindi da parte della scuola c'è tutto l'interesse a non nuocere al ragazzo. Noi ci soffermiamo soprattutto sull'aspetto educativo della vicenda, anche perché il professore è un docente con oltre 30 anni di esperienza, una persona molto equilibrata, molto empatica, pure amareggiato, ha mostrato lui una grande disponibilità, una grande forza d'animo ed empatia per minimizzare l'episodio per quanto possibile. Preside, eventualmente ci saranno provvedimenti e di che tipo? Allora, per quanto ci riguarda, il consiglio di classe è deputato ad assumere provvedimenti di natura disciplinare, quindi praticamente l'ammonizione, l'eventuale sospensione dalle attività didattiche. Per quanto riguarda poi gli aspetti penalistici della vicenda, questo è affidato all'autorità giudiziaria che farà le sue indagini di competenza.